cari amici del CIV, siamo nel paddock di Imola con Silvia Procacci, responsabile marketing moto Suzuki Italia, per parlare dell'impegno di Suzuki sul CIV, un impegno che spazia dall'auto ufficiale ai team in Superbike e in Supersport e qua anche con un appuntamento importante, il Suzuki Demo Ride Tour. Sì, abbiamo approfittato di questa occasione della quarta tappa del CIV a Imola per far provare anche ai nostri appassionati, ai nostri clienti le moto che facciamo provare normalmente al Demo Ride. Facciamo oltre 70 tappe in tutta Italia e questo è già il terzo anno di Demo Ride. Abbiamo l'occasione di farlo provare anche qui al CIV, che è una piazza importante, soprattutto una piazza di appassionati e di sportivi, ed è l'occasione ideale anche per far provare soprattutto la GSX-S1000 nuova, la Naked ce l'abbiamo già da alcuni mesi in concessionaria, la F è appena arrivata. E quindi approfittiamo anche di questo ambiente dove sono particolarmente sensibili allo sport per far provare questo mezzo che monta proprio il motore del GSX-R1000 del 2005. Quindi quale migliore occasione Imola per venire qui anche con la Naked. Però oltre a questa ci sono anche le altre moto della gamma, quindi dalla Wustron 650 XT alla Wustron 1000, il Burman 650 per star molto comodi, la GSR7,5, la Gladius, e quindi siamo qui presenti praticamente con quasi tutta la gamma. Sì, veniamo qui appunto a tifare i piloti che corrono con moto Suzuki. Abbiamo un pilota appunto nella Superbike, si chiama Giovanni Baggi, con il team Full Auto, e un pilota Ivan Clementi nella 600 Supersport. Diciamo che il nostro impegno è quello di supportarli, diciamo, a livello logistico e di essere presenti come tifosi. Non siamo direttamente coinvolti nella parte tecnica, bensì li sgraviamo di alcuni aspetti logistici, quindi siamo, diciamo, un po' più presenti al fianco dei team senza esserne, diciamo, i gestori e i team manager, diciamo, che hanno invece per direttamente loro. Quest'anno siamo auto ufficiale del CIV con la Swift Sport e abbiamo scelto la Swift Sport blu per richiamare proprio la livrea della MotoGP, perché la casa madre ha deciso di rientrare anche con successo e facendosi notare molto bene nella classe regina del motociclismo, che è appunto la MotoGP, e quindi abbiamo deciso, per onorare questo rientro in MotoGP, anche di colorare e di graficare la Swift Sport con i loghi Suzuki in bianco, proprio per richiamare la livrea della MotoGP e per dare anche noi il nostro segnale a livello locale che stavamo seguendo, diciamo, la filosofia della casa. Sì, siamo qui presenti proprio per essere a diretto contatto con gli sportivi, con gli appassionati e con i piloti, e per capirne anche le esigenze, dato che poi dobbiamo lavorare anche con loro, e quindi è molto interessante affacciarsi in prima linea ed essere presenti e capire come funzionano le cose al di là di una scrivania e dove di solito purtroppo siamo obbligati a lavorare quasi tutta la settimana. Abbiamo spesso team di giapponesi che vengono a trovarci per farci delle interviste, per farle direttamente ai clienti, ed anche per noi chiaramente di stimolo e di entusiasmo, perché questo è l'ambito in cui c'è la maggior passione e si riesce a respirare l'entusiasmo per il mondo delle due ruote. Lo è molto di più qui che in altri ambiti, per cui per noi è sempre un piacere ed è interessante proprio esserci.